Allora, ciao ragazzi, eccoci in un altro video. In questo video volevo parlare della situazione multe in Germania. Come sappiamo tutti, non ci fa piacere prendere una multa. Vediamo di vedere quanto costa in Germania prendere una multa. Allora, a me è capitato 3 volte, sinceramente, di prendere la multa. Ora vi dirò i prezzi, mi direte se per voi è tanto, se è poco, cosa ne pensate. Vediamo un po'. Allora, ora non devo farvi vedere tutti i prezzi, se ci credete, altrimenti non credeteci come volete. In ogni caso, ho preso la mia prima multa, ci sono straaffezionato perché è stata la prima, nel 2017, che non ho esposto quindi il disco orario, non sapevo che in quella zona ci fosse il disco orario, e ho preso 10 euro di multa. Mi è arrivata per posta, la pagate in banca e fine, tutto lì, 10 euro quindi. Vediamo se riesco a farvela vedere. Comunque la multa è questa qua, 10 euro. Poi ho preso una seconda multa perché andavo a 10 all'ora in più in un paesino, al posto che a 50 andavo a 60 km orari. E la multa che ho preso è questa, 15 euro. Questa l'ho presa nel 2018 di quest'anno. Questa è stata la seconda multa che ho preso, 15 euro, andavo a 10 all'ora in più in un paesino, vabbè. Può capitare. Infine una multa che, ecco, questa avevo davvero timore quando è arrivata, perché ero in autostrada, stavo andando verso il nord in un viaggio da Amburgo, c'era una discesa, la classica discesa in autostrada. Devo dire la verità, in genere, poi anzi ne parliamo dopo degli autovelox. In ogni caso c'era questa discesa e sapete che in Germania in autostrada non ci sono i limiti. Quindi chiaramente discesa, diamo un po' di gas. Ero sinceramente a 120 all'ora e il limite era 100, non l'ho visto. Poi mi è arrivata la multa, qui dice che andavo a 112, nach Toleranzabzug, che vuol dire dopo che viene tolta, limite di tolleranza che si ha rispetto al veicolo, perché in realtà il nostro contachilometri di solito è tarato di meno, cioè è tarato che va più all'ora rispetto alla velocità effettiva. Andavo quindi a 112 in autostrada, al posto che a 100 ho preso di multa 20 euro, 20 euro esatto. Ecco, queste sono ragazzi le mie multe, quelle che ho preso. Non so se come sono negli altri paesi. In generale la mia esperienza è stata che sono più care le multe, che qui non sono così care, secondo me, sinceramente non sono così care. Mi potete scrivere poi nei commenti come sono. Discorso autovelox in Germania. Allora, devo dire la verità. Secondo me non ce ne sono tanti, cioè, ovvero io soprattutto quando scendo vado in Austria, ad esempio, così mi faccio tutta l'autostrada, troverò 3-4 autovelox, ma poi tra l'altro avete delle app adesso e anche dei siti dove li potete vedere quanti sono. Sinceramente gli autovelox non sono tanti, almeno quelli che conosco io, poi magari ce ne sono anche di nascosti che non lo sapevo neanche, ho preso la multa, ma non credo. In ogni caso di autovelox ce ne sono pochi. Nei paesini poca roba, si può trovare magari all'ingresso delle città un po' più grosse, quello sì, quello sì. O comunque dove ci sono tanti pedoni e così via, in quei casi sì, ma soprattutto all'ingresso delle città, ecco. Poi dentro in città di solito non tanto. Da qualche parte nelle superstrade, nelle tangenziali, a qualche parte si trova però. Niente di drammatico, niente di drammatico. Niente, finalmente sto riuscendo a fare video più corti, così anche un po' più interessanti per voi. Scusatemi quando faccio video lunghi, ma ci sono a volte delle questioni che voglio proprio chiarire bene, quindi mi interessa entrare proprio nel punto. Sicuramente
Se avete dei, diciamo, degli altri, come posso dire, se avete delle altre richieste, fatemele che poi vi risponderò con i video. Lo dico stavolta per correttezza. Se mettete un like e vi piace il video, mettetelo. Se vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi, però non farò come quegli youtuber classico, pollicione in su, ragazzi. Se vi piace il video vi iscrivete, mettete mi piace, così il video va anche in tendenza o no e così via. Se non vi piace basta, non è che vi devo dire io se schiacciare il bottone, mi sembra ridicolo. Niente, un saluto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!